Soffocati dalla plastica e sfruttati dall'uomo, i nostri mari sono malati, ma possiamo comunque anche noi aiutarli, seguendo questi 5 semplici consigli che vi do per fare la differenza. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che non esce a caso perché tra pochi giorni, l'8 giugno, sarà il World Ocean Day. Ed essendo stata contattata dall'associazione Mare Vivo per parlare di una loro iniziativa, di cui vi spiegherò a fine video, ho colto la palla al balzo per appunto fare questo video per questa occasione. Quindi, senza perdere altro tempo, andiamo a vedere quali sono i 5 consigli che vi do io per salvare i nostri mari. Consiglio numero 1 è quello di non disperdere nell'ambiente mozziconi di sigaretta. Della sigaretta in genere noi buttiamo via il filtro, che è appunto la parte più pericolosa della sigaretta, perché è fatto di composti letali per la fauna ittica, sia marina che di acqua dolce. Punto numero 2, riciclare correttamente le bottiglie di plastica. Considerate infatti che ci vogliono circa 450 anni perché una bottiglietta di plastica si degradi nell'ambiente e nel frattempo i danni sono davvero incalcolabili. Consiglio numero 3, aiutare a tenere pulita la spiaggia. Soprattutto in questo periodo, con la stagione balneare che entra nel vivo, è molto importante non abbandonare i rifiuti di ogni genere e soprattutto fare attenzione che non vadano in acqua. Inoltre potete cogliere la palla al balzo e organizzare o partecipare a delle iniziative di pulizia delle spiagge. Quarto consiglio è quello di scegliere creme solari, shampoo e bagnoschiuma naturali. La maggior parte delle creme solari, una volta disciolte in acqua, vanno a danneggiare l'ecosistema marino e in particolare i coralli, e la stessa cosa vale per shampoo e bagnoschiuma, quando fate la doccia in spiaggia o in barca, a meno che appunto voi non abbiate dei prodotti 100% naturali. Consiglio numero 5, eliminare le cannucce di plastica. Questo oggetto, apparentemente insignificante, è tra i 10 che si trovano più di frequente negli oceani ed ha anche degli effetti devastanti in rapporto al suo reale utilizzo, perché ogni anno oltre 1 milione di uccelli e animali marini muore per colpa delle cannucce che si trovano nei nostri mari. In questo caso ci sono 3 alternative: o eliminate completamente le cannucce, oppure utilizzate cannucce biodegradabili e compostabili. La terza scelta è quella di scegliere cannucce riutilizzabili, quindi in vetro, acciaio o bambù. E parlo appunto del cannucce, l'iniziativa di Mare Vivo a cui sto partecipando anch'io, che è caratterizzata dall'hashtag EcoCannucce. Io in descrizione vi lascio il link a questa iniziativa in modo tale che possiate trovare tutte le informazioni utili anche per partecipare a questa campagna. Io ci sto partecipando appunto perché sono stata invitata da loro, ma è un tema che a me è molto caro, anche perché appunto sono stata in Australia e ho visto gli effetti dell'inquinamento sulla barriera corallina e appunto avendo anche studiato scienze ambientali è veramente un tema per me molto importante. Quindi per l'appunto vi rinnovo l'invito ad andare in descrizione dove trovate appunto il link a questa iniziativa. Insieme ci trovate anche i link ai miei social in cui potete seguirmi al di fuori dei video settimanali. Se avete qualche altro consiglio per aiutare i nostri mari, lasciatelo in un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e soprattutto condividetelo con i vostri amici in modo tale da diffondere questa iniziativa un pochino a tutti. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e se volete attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico il mio video settimanale. Noi ci vediamo la prossima settimana, quindi con un nuovo video. Have a nice life!